Il PD regionale commissaria il PD di Teramo. Fuori d'Imperio l'attuale segretario provinciale Gabriele Minosse. Al suo posto momentaneamente arriva l'aquilano ex vice sindaco Pietro Di Stefano. Il motivo di tale immediata decisione è detto e non detto. Minosse sarebbe accusato di aver fatto ripetuti accordi con il centrodestra per la spartizione di enti locali, primi tra tutti la Ruzzoreti e il BIM. Quali sono state le vere ragioni del suo commissariamento? Beh, questo magari lo chiederemo al neo segretario regionale, perché io non ho ancora nulla, non ho provvedimento di commissariamento, io l'ho preso dalla stampa. E siccome avevo convocato già una direzione provinciale per spiegare cosa stesse succedendo all'interno del partito regionale, in questo caso ai dirigenti, ai sindaci, ai segretari, hanno ritenuto opportuno probabilmente, ed era per domani sera, hanno ritenuto opportuno probabilmente anticipare i termini. Però l'ho preso dalla stampa, quindi a oggi non ho provvedimento ufficiale di commissariamento io. Cosa le rimproverano principalmente? A me ufficialmente mi dicono gli accordi con il centrodestra sugli enti, che il partito non funziona, non si organizzano le cose, che ci riuniamo solo per gli incarichi, diciamo, negli enti. Sfido chiunque a dire in 6 anni se ho avuto mai una riunione per parlare di incarichi. Non l'ho mai fatta per il semplice motivo che gli incarichi su Teramo li decide Pescara. Possibile quindi che questi enti, tipo il BIM e tipo la Ruzzo, possano cambiare? Nel modo più assoluto, perché lì decidono i sindaci, quindi sono sciocchezze quelle che scrivono. Quando i sindaci decideranno che non va bene più Minosse al BIM o la Cugnitti al Ruzzo, allora si cambierà. Non certo decide il Partito Democratico o altri partiti, nel modo più assoluto. E così Gabriele Minosse, dopo aver sparato a zero contro i vertici del Partito Democratico nazionale e regionale, dichiara ufficialmente di lasciare il PD e di aderire alla nuova formazione politica di Matteo Renzi, Italia Viva. Con lui il sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco, e l'ex parlamentare rosetano Tommaso Ginoble. Ma lei ha aderito al partito di Renzi? Non ancora, ho detto però guardavo con interesse. Poi mi hanno spinto però, poi hanno deciso che il passo lo dovessi fare subito, e infatti lo farò immediatamente, oggi lo dichiarerò ufficialmente. A breve dunque l'elezione del prossimo segretario provinciale del PD di Teramo. I rumors danno in pole position Moreno Fieni, ex presidente del BIM, e Pier Giorgio Possenti, ex consigliere provinciale di Isola del Gran Sasso.